Eccomi nella mia cucina. Oggi vi propongo una ricetta dolce, la sbrisolona, crema e marmellata. Per la frolla abbiamo bisogno di 2 uova, 200 g di zucchero, 200 g di burro freddo tagliato a tocchetti, 500 g di farina 00 e un cucchiaino raso di lievito di per dolci. Per la farcitura, invece che la solita Nutella, andiamo a mettere un uovo di crema, che io per comodità ho già fatto, e 300 g di marmellata. Se volete la ricetta della crema come la faccio io, vi posso dire che l'ho fatta con un uovo intero, 2 cucchiai di zucchero, un cucchiaio di farina e 190 ml di latte caldo. Iniziamo con il mettere i nostri ingredienti all'interno di un robot. Iniziamo con il burro. E la farina. Ok, andiamo con lo zucchero. Azioniamo di nuovo le uova e il cucchiaino di lievito e via per altri secondi. Una volta pronto, eccolo qua, lo andiamo a versare sulla spianatoia e finiamo di impastare a mano. Questo è il risultato. Lo avvolgiamo con della pellicola trasparente. Il nostro panetto ha riposato per 30 minuti in frigorifero. Adesso lo dividiamo a metà con un coltello, circa metà. Prendiamo una metà dell'impasto e andiamo a sbriciolare a pezzettoni. È un lavoro un po' di pazienza, ma vi posso garantire che il risultato alla fine ripaga. Questo è il risultato. Adesso lo andiamo leggermente a schiacciare un pochettino con le mani. In questo modo ci permetterà poi di mettere le nostre farciture, che sia marmellata, crema, Nutella, quello che volete. Ecco il risultato come deve essere. Tutti i buchini ben chiusi in modo che la marmellata non vada a finire sotto nella teglia. Allora, il primo ingrediente abbiamo finito. Adesso andiamo con la crema. Teniamoci sempre a 1 cm dal bordo, perché poi quando andiamo a ricoprire con il rimanente impasto potrebbe fuoriuscire. Andiamo a ricoprire con il rimanente impasto, esattamente come abbiamo fatto prima. Eccoci qua, con un po' di pazienza, il risultato è questo. Andiamo a schiacciarlo un pochettino, non tantissimo, poi tanto in forno si scioglie il burro e si compatta da sola. Possiamo metterla in forno a 170 gradi per 30 minuti.